Parliamo di ictus cerebrale. Gli esiti di questa patologia invalidante, improvvisa, che colpisce persone nelle diverse fasce di età, non solo l'anziano, ma anche la persona giovane, è quella patologia che lascia un segno indelebile. Lavorare con i pazienti affetti da ictus cerebrale è estremamente complicato perché investe molti aspetti della personalità del paziente e della condizione invalidante che spesso è percepita come senso di sconfitta. Oggi presso l'Istituto Santa Lucia di Roma si sta dando vita ad un progetto nuovo che è l'umanoide in ambito riabilitativo e di come questo si vada ad integrare con il paziente, il fisioterapista e il personale sanitario tutto. Il mio metodo riabilitativo è il metodo Perfetti, il metodo della riabilitazione neurocognitiva che ha cavalcato l'onda del successo soprattutto negli anni 70, di questi malati. ma che è rimasto in tutti i casi il metodo che in qualche modo dà risposte all'esigenza di questi malati. Il mio grande maestro, il professor Carlo Perfetti, defunto da circa un anno e qualcosa, ha lasciato a noi operatori e suoi seguaci un'eredità splendida, quella di promuovere le capacità residue nel soggetto con esiti di ictus cerebrale, ischemico ed emorragico, con problematiche che riguardano le funzioni corticali superiori, il linguaggio, ma ci ha insegnato a cercare negli angoli più bui di quello che sono le capacità di un essere umano anche quando subisce un grave trauma e perde quegli orientamenti, quei punti di riferimento fondamentali che sono il corpo, la percezione del corpo e il contesto esterno. Tuttavia sono aperta alle innovazioni, penso che affronterò un percorso di aggiornamento in ambito romano laddove si parlerà di ictus e cercherò in tutti i casi agli utenti di dare le risposte più efficaci ed attuali in questo momento in cui la ricerca ha fatto veramente passi da gigante. I danni in questi soggetti resteranno più o meno sempre gli stessi e della stessa consistenza rispettivamente alla gravità dell'evento. Il metodo Perfetti è un metodo sicuro che dà risposte reali, ma dobbiamo essere anche al passo con i tempi. Se desiderate un consulto, mi potete chiamare al mio numero di mobile 347 48 29 420 a disposizione per chiarimenti oppure fissate un appuntamento. Vi ringrazio e buona serata.